What? Benvenuti in questo nuovo video dove siamo contro Mastro Pollo. Mastro Chicken. Però scusate un attimo, non è tutto un po' strano? Ma perché la frase è tagliata? Dov'è? Non si capisce niente. Fammi togliere un attimo l'HUD. Ah no, è vero che ogni volta gli devo dire sì e poi no. Ogni volta mi dimentico di farlo prima di registrare. Però perché è tutto stretto? Perché ci sono le bande nere ai lati? Cos'è sta storia? Ah! Oh no, cosa sta succedendo? Ah! Ok! Ma è spettacolare così! Ma scusa, è più figo così, no? Guarda, si vede tutto! Stiamo giocando in 21 noni? Stiamo respirando ancora di più l'ambiente, stiamo renderizzando letteralmente più immagine. Quello che si vedeva di solito è quello che vedevate prima. Wait, what? Ma davvero? Ma è così figo? Scherzi a parte, per me è così figo. E teoricamente, visto che voi guardate il video su telefono e visto che la maggior parte dei telefoni di oggi ormai sono lunghi oltre che grandi. Sì, ho capito, togliti. Ovviamente, come vedete, c'è l'HUD un po' strecciato, ma a noi ce ne frega niente l'HUD. Il cinghiale frettoloso. Mm-hmm. Mi piace, tornerà utile quando sarò in ritardo per la lezione. Quello che volevo dire, gente, è che non so, io lo trovo sensazionale, cioè riusciamo ad avere una visuale più cinematografica. È un esperimento così, lo farò anche con per Lego Marvel, perché ho visto che funziona bene per Lego Marvel. Lego Batman 3 no, infami, non funziona niente Lego Batman 3 per pazzesco. Cinghiale frettoloso a terra, farfalla fluttuante in aria. Non ci serve altro, giusto? No, non ci serve altro. Andiamo avanti. E quindi gente, la farfalla fluttuante, tanto aggraziata quanto efficace. Fatemi sapere, perché teoricamente, visto che avete il telefono lungo, se zoomate ve lo mette pulito. Anzi, teoricamente, visto che questo lo esporto in 21 noni, dovrebbe essere già bello lungo. Se invece avete le barre sopra e sotto, vuol dire che avete uno schermo in 16 noni e quindi vedete più piccolo, teoricamente. Però forse potete zoomare voi per vedere effettivamente il gioco in 16 noni. Nel senso che voi non vedreste ciò che è stato renderizzato in più a destra e a sinistra. Quindi a voi non cambia niente se non un po' di HUD tagliato, che non metto. Quindi, gente, sicuramente c'è un beneficio per tutti. Fatemi sapere voi come lo vedete, che sistema avete. Lo dico generalmente, sono curioso. Il falco in picchiata, una delle mie preferite. Perché, non so, è bellissimo. Detto questo, torniamo al nostro salvataggio vero e proprio e via con la sigla. Hello there. Lo sapete? Voi avete determinato la scelta del pianeta che verrà distrutto per voi. Avengers, cominciate a credere alle storie di fantasmi e mistari. Oh merda. È andato e ora mancano gli altri. Non è così che amore, Batman. Cioè, guardate che figo che è qua. Cioè, si vede molto di più dell'isola. In questo caso le cutscene non dovrebbe cambiare niente. No, però per quelli in game erano a 16 noni. Quindi le cutscene in game in effetti potrebbero essere tagliate. Ouch. Ok, beh, è un esperimento. Abbiamo detto che è un video esperimento. Si è tornati a... Anzi, scusate. Frozen. Fatto male apposta, non è che possa farlo molto meglio di così, però fatto male apposta. Lloyd.
Non sapevo più come chiamarlo. Però sì, cioè nel senso, adesso non voglio dire pensate a Lego Star Wars e Skywalker Saga senza HUD giocato così. Io lo penso, cioè per conto mio lo farò di certo, capite? È spettacolo! È tutto così più... Ah, come piace a me, come piace a me, scusatemi, io... Anche l'occhio vuole la sua parte. E giochi Lego non scherzano nemmeno in quello. E io faccio di tutto per enfatizzarlo. Bene, ho recuperato Assassin's Creed Unity sti giorni. E lo sto giocando così, senza HUD. Mamma mia! Forse porterò dei gameplay sul secondo canale. Non ho detto niente, non ho detto niente. Forse. Questo mi fa tornare in mente dei ricordi. Dei ricordi. Wow! Oh, è enorme! Si potrebbero fare delle feste incredibili in un posto come questo. Ma mi ha salutato il villain. Non dobbiamo permettergli di fermarci, ninja. Ci siamo quasi! Li ho uccisi. Zane è impazzito. Attenzione. Non so più cosa fare. Uè, guarda cosa c'è là. Ah no, là è la storia. Voi lo sapete però che io non sono qui per la storia. Sono qui per sbloccare i personaggi della serie TV. Come uno su 5? Non puoi dirmi sono 5 ora. Dov'è Nia? Nia è simpatica da usare. Ovviamente Lloyd è il più divertente da usare. Ho detto mille volte Lloyd di questo gioco è tipo... Prima o poi farò top 10 personaggi di tutti i giochi Lego. Lloyd ci sarà. Di certo. Di certo. Come anche probabilmente Thorin The Hobbit. Come anche probabilmente Indiana Jones. Di Lego Indiana Jones. Allora. Ladro nell'ombra. Andiamo dove vuole lui. Che spettacolo! E mi spiace che ci sono anche io a rovinarvi la festa. Però in realtà è così anche meglio per la mia webcam. Perché la mia webcam comunque occupa meno spazio. Io credo in te, Lloyd. Io credo che stiamo perdendo tempo. Allora, proviamoci. In effetti non abbiamo provato. Cosa succede? Vabbè, quando fanno un attacco così. Voglio provare un attimo. Ah, quello del fuoco abbiamo visto che fuocherizza tutti. Quello della terra cosa fa sul nemico? Appena si schiotta dall'animazione. Lo fa esplodere, tipo. Ok. Aia. Ovviamente Zane lo congelerà. Come no? Forse perché è un boss. Forse perché è un boss. Vedremo, vedremo. Lloyd. Au. Attaccami. Attacca. Non attacchi? Ora sì. Ok. Sono io, sono irruente. Ok. Sono cinghiale irruente. Uno, due, tre. L'ho mancato, vero? Uno, due, tre. Master costruttore, signor Papparino, vedi cosa so fare? So fare... creare questo come modello Lego vero, magari? Guarda! Non mi fa girare la telecamera, l'infame. Non mi fa girare la telecamera perché vuoi farmi l'effetto... gravità che... È bello! Quante cose potremo fare con la suprema arma suprema? Non capisco cosa abbia trovato in te la mamma. Davvero? Che cosa vuoi dire? Avevamo un sacco di cose in comune. Ah, era speciale. Questa è un'altra cosa che odio. Ricordo quando la vidi per la prima volta. Fu durante la guerra, una guerra davvero importante. Però aspetta, ci fanno giocare la guerra. In un campo di battaglia affollato, il mio sguardo cadde su questa bellissima regina guerriera. La chiamavano Lady Drago di Ferro. Era magnifica e io
ero senza parole. Perché era cazzino in engine, quindi ce la fanno giocare. Mamma ha detto che vi siete conosciuti in una copisteria. Io non so neanche che cosa sia. Comunque, come stavo dicendo, che carina che non c'è nel film. Presi il coraggio a due mani e mi avvicinai. Le chiesi se veniva spesso lì a combattere. Lei mi rispose di sì. Benissimo, ok. Ecco, questo è un altro esempio di io che dico, ok, odio il fatto che Misako sia una guerriera, odio il fatto che Misako sia così, che si sia innamorata di lui, perché avevano... Ti andrebbe, che so, di combattere contro qualche brutto ceffo insieme? Perché no? Se pensi di riuscire a starmi dietro. Guarda. Garmadon, non sei uno dei cattivi? Beh, dipende da chi lo chiede. Va bene, Garmadon, combatterò con te, ma non tradirmi. Non prometto nulla. Guardalo come si destreggia, Garmadon. Quindi avremo delle animazioni simili a Lloyd. Allora, ecco, ripeto, Misako la odio in questo film, eccetera, eccetera, proprio per questa ragione, però... No, vuol dire che una brutta scelta per un brutto film. Ce ne sono solo due. Non porti a una bellissima sequenza di gameplay. Wow! Attenzione! Cinema puro! Comunque le cutscene in engine non sono state tagliate qua? Oppure sì, e comunque ha funzionato lo stesso la regia. Alla palestra. Mi piace che sa cavarsela sul campo di battaglia. No, 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 ti prego, no. No, è di quei personaggi che tira fuori la spada solo se sei vicino alle cose. Vedete? Tipo qui. Che ha anche delle animazioni, niente male. Però se poi mi allontano o le cose sono distrutte, comincia a sparare. Perché non vedi niente vicino. Questa è una cosa che non sopporto. Peccato, peccato, perché... Combatti con grande onore. Pardon, è un vizio. Ah, e adesso abbiamo un Garmadon full power. O era così anche prima? Non mi ricordo, è da un po' che non gioco più a Lego Ninjago. Sono tipo 3 settimane che non lo tocco. Fighissime le animazioni. Hello there. Ti è caduto un sacco di roba in testa. Cosa sto montando? Troppo rumore visivo qui. Tutto troppo scuro. Però almeno c'era un sacco di rumore visivo anche nel coso, però guardate lì in fondo. Ecco, per esempio, se non avessimo giocato in 21 noni non avremmo visto bene in quelle inquadrature di prima l'intera fortezza in assedio. Ora però mi ero distratto a guardare la fortezza, che ovviamente non ho posto attenzione a quello che serviva. Ehi, ti hanno mai detto che il tuo ringhio è molto simpatico? O no, giochiamo il flirt, proprio letteralmente, cioè ok che sì, prima c'è stato, però non pensavo che avremmo avuto 600 scene riguardo a sta cosa. Oh. Wow, 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 calmina signorina. Mi piace che sa cavarsela sul campo di battaglia. Mi sembra anche giusto, Milady di ferro. Detto questo, serve Garmadon. Boom! Però. Ok, rallenti. Però un po' tanto. Non vuoi dire. What? Ah, in pratica. Ok, ora ho capito. Ora stavo ponendo attenzione alla scena. Stiamo indicando una ragazza, un'abile, coraggiosa e magnifica ragazza. Non essere sessista, per favore, Garmadon. Cosa stavo dicendo? Sì, noi stiamo sparando in questi fuochi d'artificio per avvisare i nostri. Ehi, ti hanno mai detto che il tuo ringhio è molto simpatico? Sì, l'hai detto tu prima. Non vorrei dire. Mi stavo addormentando, scusatemi.
Ripeto, ecco cosa volevo dire tanto tempo fa. Anche in Lego Hobbit, la battaglia contro Azog, eccetera, è orribile a livello visivo. Cioè, non si capisce una mazza. Troppo monocromatico il tutto. Qui un po' meglio, ma fino a un certo punto. È troppo forte questo marrone sullo sfondo. E per di più le barricate marroni, la fortezza marrone, il gettone marrone. Però vabbè, il gettone è una battuta, ovviamente, cioè. E cosa? Oh, guardate anche per esempio questa sala. Vediamo le tendine ai lati. Ora la mia faccia non copre più il fondo del... del... No? Oh, ne mancano tre, ne mancano! Il tuo attacco superpotente del falco in picchiata infliggerà danni enormi e avrà effetto su una zona più ampia. Cosa che non faccio mai, quindi va bene. Abbiamo sbloccato Hermes, più o meno. No, ogni volta sbaglio. Ok. Signore Anelli. Retrograd, procuratevi dell'equipaggiamento moderno. Retrograd, bigotti trogloditi. C'è una balestra io, c'è una balestra. Anche i nemici marroni, cioè nel senso, io sono marrone, Garmadon grigio molto molto scuro, direbbero, no? Aspetta, invece c'è una supermossa con Lady di ferro. Ok, ok. Nel senso, il gameplay della battaglia è simpatico, cioè questo livello è simpatico in sé, però non, cioè in quello che devi fare. Sei gentile a unirti a noi. Capitano Roku. Eh? Capitano Roku. Non ho capito. Capitano Roku. Dovremmo affrontarlo insieme. Il Sudoku? O Roku. Non capisco, Ghiosa. Capitano Roku. Ah, ok. Cioè, hai capito adesso che lo parlo così? Sì, ho capito adesso. Capitano Roku. A vostro servizio. Lo pensi davvero? Cioè, sì, lo so. Che il suo grigno è carino, quello, nel senso, ha reagito ora a quel complimento. I tuoi riflessi sono, anzi scusate, sei diventato lento nel grasso, nel tuo rimbambimento, lumacone, direbbero a un drago. Ehi, hey, Garmadon, combatti niente male. Como? È al tappeto! Ehi, siamo una squadra niente male, sai? Hanno il catapult. È ingiusto e geniale! Soldi, 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 ho preso i soldi, hey, soldi, hey, soldi, ho preso i soldi, hey, soldi, 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 ho appena preso i soldi, yeah. Montiamo i razzi, hey, razzi. Diamo un po' di carica a questa torre. Questa torre sta volando, ia ia, oh, nell'iperuranio, yeah. Sì, costruire ponti con le persone è la mia specialità. Scherzo, ovviamente. Con le persone. È diventato Lego Batman Movie. Chi vuole intendere per intendere, intenda. Ma lui è morto? Ah no, si sta toccando il piede. Quanto è difficile vedere in sta scena? Quante volte devo dirlo? Allora, sarà per la prima volta che farò... No... Proviamo a mettere la profondità di campo. Magari qui aiuta a focalizzarci meglio. Volevo l'illuminosità. L'illuminosità. Forse un po' meglio con profondità di campo in questo caso. Lei è lo spingizio, tengo premuto B. Lui tiene premuto B, no, si mette in posa da generale. Ho già combattuto con loro 10 volte e li ho sconfitti 10. Sei in Mortal Kombat Tournament? Dopo 10 volte puoi conquistare. Bam! Oh yeah! Ma ci sei anche tu? Ma chi ti aveva visto?
Senti, ho potenziato il salto attacco, ma muori. Grazie. Oh yeah. Comunque fatemi sapere se questa visuale piace, vi ispira, se la vogliamo mantenere fissa almeno per questa serie. Ripeto, poi lo proverò anche sulle esplorazioni di Lego Marvel, che magari non possono non essere affatto male. Ma cosa fanno loro? Ovviamente questo non è un livello di prova magnifico per questa visuale, perché già è tutto monocromatico e semplicemente ora stiamo facendo in modo che si veda ancora più area monocromatica. Non so come dire, ma sei un pazzo? Ma sono bravissimo? Gradirei salvarmi la vita. Così non è mai nato Garmadon. Ma che gentili. Meno gentile buttare i soldi nella lava. Ok. Cioè, ci vorrebbe un livello più normale per capire questa visuale. Allora, sta visuale sarebbe brutta appunto in qualsiasi caso. Cioè, non la visuale, scusatemi. L'impatto visivo sarebbe brutto anche se dici no, io non so come dire. È tutto troppo uguale. Cancello non vi proteggerà dal grande Garmadon. Forse sì. Che facciamo? Siamo un po' Garmadon. Fa questi raggi blu e magari si vede meglio il personaggio. Ma stiamo combattendo entrambe le fazioni? What is going on? Ok. Ta-ta. Ta-ta. Boom! 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 Che super mosse fa, signor Garmadon. Vieni qui, non l'abbiamo mai fatto con Garmadon, guarda. Bellissimo. Sono fermato io in aria apposta, eh. Olè. Dobbiamo salire lì. I think. Possiamo usare quella catapulta. Ma dai, come ha fatto a uccidermi? Ho rollato. Colpiscimi. Aia, aia. Va bene. Non mi prendo più in giro. Lady di ferro, pensaci tu. Thank you so much. E adesso finalmente lanciamo sta catapulta e finiamo il livello, giusto? Almeno questa parte. 10 però. Io ruoto e lui spara. Let's go. Comunque non era tenere premuto, era ruotare. Attaccateli, muovetevi, non fateli avanzare. L'ho colpito. Voglio dire, l'abbiamo colpito. È difficile abituarsi a questo lavoro di squadra. E Lloyd non... Finita. Stavo per cascarci dentro. Non nascerà mai più Lloyd. E la vita è... spara, spara, spara. Stanno arrivando gli scheletri. Signorina, dica altro pietà e giuro che... parlerò male di lei a chiunque. Pure a Garmadon. Ma quello lì cos'è? Tipo un I have the high ground quote easter egg citazione. Cosa fa quel treno? Guardalo, vieni qui, ti ho preso al volo, signor boss, che adesso verrà one shottato da questa animazione perché ho potenziato la cosa. Mamma mia! Siamo overpower. Guarda qua, la Lady Drago di Ferro. Voi due li conoscete? Non mi ricordo di lui. Sergente Manu? Sentire, Manu. Avevamo combattuto insieme. Ah sì, una volta sono stata sua alleata in battaglia. Già le ho tolto lo scudo. Meriteresti di meglio. Sì sì, ma appena lo ritrovo Mazu avrà una bella sorpresa. Non dimentico, già shottato. Ho buttato lo scheletro nella lava. In battaglia con Garmadon? Non durerà.
capo è... Allora, io ho tipo shottato in mezzo secondo Mazu, che manco si è capito quando, però tipo all'inizio, ok? Alla fine del combattimento è iniziato un dialogo di Mazu, come se fosse ancora vivo in campo, tant'è che quando ha ucciso l'ultimo dei suoi sgherri scheletri, è partito comunque, cioè scusate, è finito il dialogo, nel senso che ho sconfitto tutti, Mazu compreso, ma Mazu 2 ore prima, e ha interrotto il dialogo perché ha detto ok, Mazu è sicuramente morto perché è finita sta sessione. Quindi, andiamo avanti. La Lady Drago di Ferro gli ha spezzato il cuore. E tutto il resto? Non abbiamo più combattuto insieme. Anzi, penso che ora mi consideri una nemica. Sì, l'avevo capito. Decisamente non è il tuo tipo. Ti vedrai meglio con uno alto, con quattro braccia e una risata malefica. Odio che non si possa zoomare bene sto gioco sugli omini. Terribile. Bene, dopo questo momento al quale lei non ha risposto, ma chi tace acconsente. Dovremmo accendere quei razzi come se fossero dei fuochi d'artificio al nostro matrimonio. Prego. Esatto. Capito che Armadon che... però dai, un po' di contegno. Ma vieni qui, facciamola finita che devo andare avanti con sto livello. Ci siamo stancati tutti di sta parte. Scherzo bello finché dura può. Ma ti sparo nell'aere. OP, la signora Lady Ferro è davvero OP? Beh, è molto canon questa cosa. Ok, andava fatto direi. Stiamo per lanciare il più grande fuoco d'artificio della storia? Oh yeah! Torniamo al lavoro. Facciamoli neri. Come scusa? Facciamoli come? E ci stiamo per addentrare alla fortezza? Ok, quello mi interessa. Cambiamo questa ambientazione rocciosa? Non dovrebbero esserci recinzioni tra i popoli. Oh. Prendo una conquista più complicata. Ah. Onesto, onesto. Ah sì, era comunque la tenete molto indietro. Uovo sulla breccia! Ok. Dovrei abbandonarvi ora, però no. Deciso di no. Attento a non cadere nella lava o ti farai male. L'unica cosa che mi fa male sei tu, Lady Drago di Ferro. Pappalardo, quanto Shirkan devi fare in questo? Quanto profonda la tua voce? Ma se ne vada? Ok. Il contrasto in questa zona è un po' strano. Si capisce una mezza. E vorrei dire. Oh, vuoi farmi paura, eh? Bam! Bam! Davvero? Davvero? Davvero sei così immortale a qualsiasi cosa? Quanto pare. Dai, aspettiamo che tu faccia il tuo attacco magnifico. Bloccano la strada. Fallo però. 1, 2. E... no, perché lo hai attaccato? Dobbiamo aspettare che lui faccia l'ultimo attacco. Questo, ok, faglielo fare. Senti, io me ne vado avanti. Ciao, boss. È stato bello conoscerti. Chiudete i cancelli! Non fateli passare! Quello è un ninja. Ma quello è tipo... è tipo, non so... È come aver appena visto Altair in un altro Assassin's Creed dove non c'è Altair. So, ho avuto questo genere di emozioni qua. Ho visto... una sorta di ninja marrone. Io intanto ignoro tutti. Color sabbia temerario. Non uccidete Garmadon, please. Stiamo rushando. Che possiamo distruggere? La mia balestra potrebbe esserci d'aiuto. Sì, ho appena fatto. Sali!
E che ha un martellone, guardatelo. È tipo... Devo vedermela solo con voi, Garmadon e Drago di Ferro. Lady Drago di Ferro, prego. Il generale Shen è fighissimo, cavolo. Voglio usare il generale Shen. Sono morto. Comunque anche qui, cioè, guarda, i riflessi della luce in realtà ci danno solo che fastidio. I nemici sono marroni, su sfondo marrone, con tetto marrone. Con no, direi che siamo più una coppia. Le montagne marrone. Ehi, adesso, Garmi. Dove i miei protagonisti sono nero e marrone. Cioè, come possono pensare che io... Infatti poi dicono, mettiamo le silhouette attorno a loro. Sì, ma io qua non vedo i personaggi. Cioè, nel senso, vedo a volte le silhouette di quelli che posso mirare, a volte con degli sfasci di luce, che però appunto non... Vuol dire che... Cioè, io vedo dei fuochi d'artificio, non so quando sono e dove sono. Cioè, ho dei lampi di... È come se io giocassi così e dicessi, ah ok, a volte vedo perché chiudo gli occhi, a volte no. Non è che so esattamente dove siamo. Ecco, l'illuminazione nella cazzina è molto meglio. Non so, lei c'era qualcosa. Eravamo in perfetta sincronia. Era come se sapessimo quello che pensava l'altro. Eravamo una coppia perfetta. È stato... amore a prima vista. Lady Drago di Ferro? Un momento, quindi... Oh. Quindi Lady Drago di Ferro è Misako, tua madre. Meglio di così. Ah no. Aspetta un attimo. Quindi, conosci questo posto? Chi non conosce? Allora... casa propria, la casa in cui è cresciuto. Ok, io ho riallargato l'immagine, sappiate. Abbiamo? Però in realtà, invece che tagliare, questa scena era bellissima al cinema. Statevi vicini, vi condurrò attraverso questo pericoloso. Oh, un interruttore della luce. Le barre. C'è un bagno per caso, ne avrei proprio bisogno. Wow, queste foto sono davvero vecchie. Wow. Oh, mamma mia. Oh, guarda. Ma guarda. Che teneri. Guarda la sua capretta. Oh, come no, forza, troviamo la suprema arma suprema. Qui, in camera da letto. Pensiamo sia in quella scatola. Aprila, 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 aprila. Wow! Che mucchio di spazzatura. Forse c'è qualcosa di importante sotto. No, aspettate. Guardate. E questa c'è un cosa... frammento di ogni elemento. Fuoco. Qui imparavano i loro elementi. E io sono... Toccando quello. Verde. Ma come hanno tagliato tutti? Era fuoco, wow, acqua, wow, terra, oh, invece no, fuoco, wow, e sono verde. P. What's going on? Perché? Cos'è questa storia? Il taglio delle cazzine è stranissimo. Poi in realtà Lady Drago di Ferro, avete presente quando guardava le foto? C'è Nia che tra le foto diceva, oh, ma quella è Lady Drago di Ferro, la conosci? E Garmadon, ah sì, amore a prima vista. E lì parla, in casa, quando guarda le foto. E lì Lloyd realizza, no? Non fuori. Ma questo non è un problema. Va bene che taglino in questo modo. Ci sta, se gli viene più comodo, perché almeno così hanno potuto usare le cazzo in engine fuori. Invece che doversi sforzare a incastrare un gameplay della battaglia attraverso le cazzo del film. Però sì, nel senso, quella scena nel film già non ha un benché minimo senso. Che loro toccano queste cose, prendono i poteri incredibili. Che per Dio non sono lo Spingitsu, è soltanto il potere elementare, vorrei ricordarvi. E Jay senza maschera che però non c'era. Ok, sbloccate nuove parti per il personaggio. E quindi, boh. Armi elementali sbloccate. Ok, però vedi, di gameplay hanno voluto fare questa cosa molto interessante. Cioè, la terra è così, la spear è d'acqua, la spada è verde. Che cosa strana. Voglio vederli subito. Il mulo. Abbiamo il mulo. Continua la storia. Voglio vedere un attimo queste armi colorate. E poi vi saluto. Mentre ci godiamo ancora una volta l'ambientazione qui. Ok.
Ecco qui che questa scena invece è gestita molto bene. Possiamo più o meno capire la spettacolarità della cosa. Potremmo fare un dojo senza 35 minuti che registro. Allora, Jay quindi ha le cose elettriche, giustamente. Elettrizza quelli che quando colpisce no. Ok. Lui ha ovviamente le cose di ghiaccio, ma adesso hanno tutti particellare. Attenzione, Garbadon è OP. Rolla. Appunto Lloyd non avevo guardato, ma è verde, quindi riescono a usare i particellari a fogliolina, tipo. Nia ovviamente sputa sempre acqua. Guarda, non so quanto mi faccia impazzire sta cosa, posso dirlo sinceramente. Cioè l'idea di cambiare le lance in modo super strano, ma ancora. Però tutti i particellari, Kai di fuoco è figo, però capite che aggiungi un sacco di roba su schermo. Non so quanto. Ma quindi se io prendo il Kai classico, non ce l'ha le armi di fuoco. Avevamo già notato che cambiavano anche queste, vero? Si possono decidere quali armi avere, vero? Non è che d'ora in poi sono per forza obbligato ad avere questa anche per Kai classico. Non è possibile. Ah, ma Koku ufficio, che è Misako. Possiamo vederla. Ok. Aspetta, visto che è il suo episodio. Vuoi vedere sto Mino bene? Niente, non si può fare meglio così. Ok, interessante. Cosa sta facendo? Sta mettendo in forno qualcosa? Ok. Risalutiamo lui. Hello there. E poi, visto che mi stanno chiamando al telefono e quindi finirò qui la registrazione per forza. Ah, lui adesso ha le armi di fuoco. Aspetta, ma lui che è? Ah, ok, adesso la metto, allora sì. Va bene, gente. Quindi, detto questo, ci salutiamo e alla prossima. Ciao! La campana.